Ok. Bentornati o benvenuti a Next Code Generation. Oggi parleremo di Chaos Engineering con Alberto Acerbis di Frosolid. Ciao Alberto. Ciao, ciao a tutti, grazie per essere qui, nonostante il periodo e l'ora. Oggi ci divertiamo. Ci divertiamo a far girare le scimmie nella sala server. Bello. Quello che tutti gli informatici sognano la notte. Esatto. Però poi è quello che succede, quindi tanto meglio essere preparati. Esatto, la tematica è molto importante che anch'io ho scoperto appunto grazie a Alberto e mi sono anche un po' documentato, però sicuramente quello che ci racconterà lui stasera è molto interessante, quindi non voglio anticipare niente. Innanzitutto, che cos'è Next Code Generation per chi non lo conoscesse? È un'iniziativa nata da un'idea di CSMT e alcuni dei suoi partner che vedete qua nella slide, quindi c'è l'Università degli Studi di Brescia, Antares Vision, Codice Plastico, Forsolid, Gexel, PQ Quadro, Trim Informatica, Gamma Industries e Talent Garden. È appunto una community che punta a creare, diciamo, conoscenza, diffondere conoscenza su tematiche di tecnologia e più nello specifico sviluppo software. È nata perché in CSMT abbiamo tante competenze variegate appunto sulle varie sfaccettature dell'informatica, quindi abbiamo pensato di metterle a fattore comune sia per condividere conoscenze, quindi aiutarci a vicenda, ma anche per creare eventuali sinergie. E quindi è da circa un anno e mezzo, anzi più di un anno e mezzo, che ci incontriamo una volta al mese, purtroppo diciamo in modo virtuale per via della pandemia, magari chissà più avanti ricominceremo con gli incontri dal vivo. Sul sito nextcodegeneration.it trovate tutte le informazioni relative all'iniziativa e seguiteci anche sui canali Instagram e Facebook e se volete su YouTube potete trovare gli incontri precedenti, ovviamente le puntate registrate. Quindi se vi siete persi qualcosa di interessante potete andare a recuperarlo. C'è una sfida di programmazione che noi proponiamo ad ogni incontro. Appunto, è una sfida di coding dove si può partecipare singolarmente a squadre e utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione. Viene stilata e costantemente aggiornata una classifica che si chiuderà con l'ultimo incontro dell'anno. I punteggi sono 1 per la soluzione corretta, 2 e 3 per il terzo, cioè 3 punti per il secondo e terzo posto e 5 punti per la soluzione migliore, che viene valutata in base alla correttezza del risultato, l'efficienza dell'algoritmo, lo stile di programmazione, l'originalità della soluzione e la presenza di commenti. Ricordiamo che il premio per quest'anno è l'abbonamento annuale a Pluralsight. Quindi vediamo la sfida proposta nell'incontro precedente. La sfida, appunto, non la ripeto perché magari l'avete già vista, è rimasta però ancora attiva perché non abbiamo ricevuto ancora nessuna risposta corretta. Quindi, se volete recuperarla, la trovate sul nostro sito o comunque vi arriverà per email. Quindi la classifica non è stata aggiornata rispetto all'incontro precedente. E queste sono le istruzioni per partecipare. Sul sito trovate comunque tutte le istruzioni. La scadenza quindi è rinnovata è domenica 25 luglio e se volete provarci, andate pure a recuperare la sfida sul sito. Restare in contatto, aggiungete il numero in rubrica 371-168-8930. Scrivendo Nextcode on riceverete tutte le news relative a Nextcode, quindi sul canale WhatsApp, è un canale WhatsApp business, basta che ci aggiungete come contatto e noi vi mandiamo tutte le news. Voglio ricordarvi, il prossimo incontro sarà 28 luglio, con Max Bonanni di Microsoft che ci parlerà di IoT in salsa serverless. Quindi prendete nota dell'appuntamento perché sarà anche quello molto interessante con Max che ha già fatto diversi incontri con noi e ha sempre qualcosa di interessante da raccontarci. In più, esatto, grazie Linda che ha messo il link per iscriversi su Eventbrite in chat. In più, sempre sul nostro sito potete trovare la call for speakers, ovvero se avete qualche tematiche interessanti che volete, diciamo, condividere con noi. Partecipate pure, scrivete sul sito attraverso il form e proponete un argomento e saremo noi poi dopo a contattarvi per
per pianificare eventualmente se l'argomento ovviamente rispecchia le nostre, diciamo, gli argomenti della community, valuteremo insieme quando farvi fare lo speech. Ho parlato già troppo, lascio la parola quindi adesso ad Alberto. Ok, ti ringrazio per la presentazione, ringrazio ancora tutti quelli che sono qui stasera ad ascoltare e vi parlerò di Chaos Engineering. Allora, prima di addentrarci nel capire cos'è e perché soprattutto si fa Chaos Engineering, vi basti sapere che questa frase è del CEO di Amazon, che nel 2017, quindi sembra lontanissimo considerando che 2 anni praticamente il mondo si è fermato, il 98% delle organizzazioni ha dichiarato che una singola ora di fermo macchina sarebbe costata alla propria azienda più di 100.000 dollari. E per fare un esempio pratico, l'amministratore delegato di British Airways ha recentemente rilasciato una sua personale fatto che gli è capitato, e che alla fine del 2017, a metà 2017, più o meno tra maggio e giugno, hanno avuto in British Airways un blocco su un server, quindi che ha interrotto la funzionalità di alcune di alcune operazioni per un'oretta, il regalino è costato alla British Airways circa 80 milioni di sterline. Cioè, quindi questa è l'idea per cui, è il motivo per cui dal 2000 in poi, perché ormai 20 anni che si parla, ma è poco conosciuto, si fa Chaos Engineering. Quindi andiamo a vedere un po' che cos'è questo Chaos Engineering. Sempre il CTO di Amazon ha dichiarato che comunque i guasti, che noi lo vogliamo o che noi non lo vogliamo, succedono. Cioè, eventualmente per gli inglesi non è come per l'italiano, sì, forse no, eventualmente è prima o poi. Quindi prima o poi qualcosa si rompe. Il problema sarebbe capire quando, ma non sempre è possibile, vediamo il perché. E quindi l'approccio che si propone a Chaos Engineering non è quello di evitare che qualcosa si rompa, ma di sapere cosa fare quando qualcosa si rompe. Cioè, quindi piuttosto che rifiutare il failure, io lo vado ad abbracciare, diciamo, un po' come gli agilisti che abbracciano gli alberi, che abbracciamo i failures. Vediamo di introdurlo un po' i motivi per cui. Alberto, scusami, non stai condividendo però. Per Ah. Ah, aprire stavo condividendo io. aspetta, io sono già partito in quarta, Infatti mi scusate. sta venendo un braccio e pensavo Stavo fosse ancora tornato introduzione. Vai. indietro a vedere quello che. Adesso vedete? Sì, ora sì. Ok. Allora, dicevo, questa è la frase che è stata dal CTO di Amazon e vi ho spiegato il perché. Parleremo di Chaos Engineering perché comunque costa un sacco di soldi avere dei fermi oggi. Perché? Perché tutto ormai dipende dai servizi che pubblichiamo e dalle applicazioni, sì, per fare qualsiasi cosa, cioè dal giochino che ha parlato prima, dal gioco personale che ha prima pubblicato parla Marco, dalle operazioni con le banche, dalle prenotazioni di viaggi, tutto passa da servizi e una sola ora di fermo macchina, di uno stop di un servizio, costa alle aziende che pubblicano questi servizi veramente decine di milioni di dollari. Quello che dal 2000 circa, poi vedremo, è scattato nelle aziende che per prime sono andate sul cloud, su sistemi distribuiti, è stata la filosofia un po' diversa. Cioè, anziché combattere ad ogni costo i bug, i guasti o comunque impedire che questi accadano, fatto un'operazione inversa, un approccio inverso, e si è detto: ok, abbracciamo i guasti e vediamo di gestirli nella maniera corretta. Cos'è che può causare un guasto? Cioè, noi quando sviluppiamo
noi dev, mi ci metto anch'io, diamo per scontate delle cose che in realtà non sono così. Cioè, per noi la rete è sempre, sempre disponibile, cioè non cade mai, non c'è latenza, quindi mandare un messaggio da Brescia e farlo arrivare a New York è tempo zero, la banda è sempre infinita, abbiamo a disposizione tutti i giga che vogliamo, cioè, nessuno ci spia, c'è un solo amministratore che sono ovviamente io, che sto scrivendo il software, il costo dei trasporti, di spostare un messaggio è zero, eccetera, eccetera. Tutte queste, punti sono quelli che sono stati riconosciuti come gli 8 punti di i primi 8, che poi ne sono arrivati altri, se potrebbe discutere ancora di più, che ci fanno pensare che il nostro servizio sarà sempre disponibile quando lo sviluppiamo, ma poi in realtà nella pratica sono quelli che con cui ci scontriamo, con cui andiamo a vedere che non è così, qualcosa succede e qualcosa si rompe. Perché è successo? Perché quando io ero giovane, so al pubblico qui, si facevano i software e si installavano sul server dell'azienda. E quando andava bene, i server erano due, cioè c'era il server per l'applicativo e il server per il DB, e già eri un signore, e poi tutti i PC che erano collegati erano lì nell'azienda. Quindi lo stop della rete o del server era una cosa voluta e programmata, quindi bastava la circolare, si diceva ok, domani mattina non avrete a disposizione l'applicativo, gestionale di turno, perché ci sarà manutenzione. Era un approccio perché l'applicazione era non monolitica, ma non è tanto il monolite o il distribuito, i servizi, il fatto è che tutto era lì, quindi era facile gestire. Se si rompeva il server, quelli bravi avevano subito il server di riserva e tutto andava bene. E non c'erano queste grosse complicazioni. Poi però è arrivato il cloud. Quando è arrivato il cloud, le cose sono un po' cambiate. Perché? Perché il cloud, comunque, su numeri un po' elevati, è economico, è più conveniente che l'on premises, perché vi permette di scalare in alto e in basso in base alle mie necessità. Quindi, non so, se fate servizi di e-commerce a Natale, avete bisogno di una valanga di risorse, quindi avete bisogno di tanta potenza di fuoco. Poi però il 28 dicembre, cioè, è inutile pagare un server e un consumo energetico altissimo quando avrete solo 3 ordini, perché ormai le vacanze e le festività sono passate. Soprattutto il nostro applicativo che prima era un exe unico, un monolite, adesso è stato rotto in tanti microservizi che hanno i loro vantaggi, ma hanno anche tanti, o comunque nascondono tante insidie, di cui i punti che abbiamo visto prima. Nel 2014, tanto per avvicinarci, questi personaggi hanno stilato un manifesto e hanno detto che okay, se volete fare applicazioni degne di questo nome e che siano di valore, queste applicazioni dovrebbero un po' rispondere a questi paradigmi, cioè dovrebbero essere sempre responsive, cioè devono essere resilienti, come dicevo prima, devono andare verso, cioè devono resistere a qualsiasi tipo di carico, alto, basso, devono essere elastiche, cioè se io ho bisogno di tanta potenza di fuoco posso scalare facilmente verso l'alto, però il giorno dopo, quando non ho bisogno di tutta questa potenza, non voglio spendere l'intero patrimonio che ho in banca perché devo mantenere un server che non produce nulla. Devono dialogare fra di loro i servizi o le parti di questo applicativo tramite messaggi, quindi devono essere completamente disaccoppiate. Quindi posso permettermi il lusso di non vedere un pezzo di servizio, ma questo non significa che non ho a disposizione tutto l'applicativo. Faccio un esempio pratico. Voi se guardate Netflix, magari non avrete a disposizione l'elenco dei vostri preferiti o della lista dei film che avete selezionato. Ciò non vuol dire che la piattaforma Netflix non stia trasmettendo in quel momento lo streaming, cioè non potete guardare un film, oppure che non potete andare a consultare quello che avete visto in passato, che state guardando. Cioè, perché? Perché sono tanti servizi separati e ognuno indipendente dall'altro.
Se la guardiamo in questo modo, che è quello che ci interessa, il manifesto, noi vediamo che soprattutto c'è cioè il nostro obiettivo, il nostro goal è essere sempre responsive, cioè fare in modo che il nostro applicativo, comunque vadano le cose, lui sia lì. Cioè se l'utente si connette, qualcosa vede. Perché se l'utente si connette e non vede nulla, e torniamo al discorso iniziale, il servizio è giù e questo costa, costa perché l'utente perde fiducia in noi, perde fiducia nel nostro applicativo, non si abbona e se non si abbona abbiamo fatto del bel software per noi, cioè resta nostro, quindi non è che serva molto. Prima di andare avanti, siccome se ne parlerà molto e siccome lo sento spesso quando vado in giro così, ho parlato di microservizi. Allora, il microservizio, addirittura poco tempo fa ho letto un articolo su Visual Studio Magazine, addirittura di nanoservizi. Quindi vediamo un po' di capire cos'è un microservizio. Allora, non esiste come ha scritto qui Martin Fowler, per chi non lo conoscesse, uno dei padri dell'ingegneria del software. Non è che si possa dare una definizione vera e propria di microservizio. Però ci sono delle caratteristiche tali per cui se tu fai un qualcosa e dici che è un microservizio, beh, deve rispettare queste. Fra le queste ci sono il fatto che sia organizzato attorno a un business, che abbia la governance sui propri dati, che sia decentralizzato, che abbia una governance, cioè in poche parole il DB, ogni microservizio ha il proprio DB, non posso condividere il database e dire che sto lavorando a microservizi, se no ho preso un monolite, l'ho spezzettato in tante parti che fanno riferimento allo stesso DB, mi sono solo complicato la vita, ho solo preso il marcio di tutti i due mondi, del monolite che non è per forza cattivo e dei sistemi distribuiti che non sono per forza buoni se li uso così. Mi permette un design che è facile da evolvere e da mantenere, che mi permette di avere un'infrastruttura automatizzata, quindi deploy automatici delle parti del mio sistema, soprattutto i servizi cloud, sia Amazon che Azure, che comunque i più grossi, vi permettono di creare delle pipeline di rilascio dei vostri servizi quando, che so, quando avete compilato il branch master o main, quando c'è la blacklisting, quindi. Però quello che interessa più a noi di tutti questi punti è che i microservizi devono essere progettati per resistere ai guasti. E come facciamo a progettare perché un servizio resiste ai guasti? Beh, ecco, allora arriviamo nel vivo e si parla di chaos engineering. Allora, se avete dei dubbi, se qualcosa dico che non vi torna, fermatevi, facciamo così, facciamo prima, così faccio senza fermarmi per chiedere se sono domande. Allora, innanzitutto cos'è chaos engineering? Chaos engineering è una disciplina nata intorno agli anni 2000 che si propone di fare esperimenti su un sistema con l'obiettivo di costruire confidenza nel sistema stesso e la capacità di reagire in tempi brevi a quelle che vengono definite delle turbolenze, dei guasti. Quali sono queste debolezze o queste turbolenze? Sono quelle che nel gergo del chaos engineering sono definite le dark day. Perché dark day? Perché in fase di progettazione, cioè quando noi abbiamo fatto tutto il nostro bel lavoro di analisi e di gestione dei requisiti e di stesura, abbiamo fatto tutto il nostro bel test di sviluppo, quindi tutto, TDD, BDD, test end-to-end, bravissimi, tutto verde, tutto funziona, la pipeline pubblica. Ci sono comunque ancora delle situazioni che si manifestano soltanto quando il nostro sistema è stato deployato, quando l'utente lo comincia ad utilizzare e quando l'utente o gli utenti, perché siccome sono sistemi distribuiti sul cloud, quindi potenzialmente utilizzati da migliaia di persone, di utenti, riescono a fare delle combinazioni da noi non previste o comunque perché uno degli 8 punti che noi riteniamo impossibili a verificarsi si verificano, banalmente la rete cade, quindi uno dei nostri servizi non è disponibile, quindi questa turbolenza, questo guasto, questo failure va a toccare
va a influire sul nostro sistema e quindi succede qualcosa. Però vediamo un po' come è nato il tutto. A me piace l'idea che, secondo me, il primissimo che ha fatto cento, che ha capito che tutto va provato con un metodo, è stato Galileo. Cioè lui ha detto, signori, cioè non ce ne sono di storie, c'è un metodo scientifico da seguire per provare che qualcosa sia vero o falso. Poi, in anni più recenti, Einstein aveva detto che non c'è nessun esperimento che provi che lui possa avere ragione, però basterebbe un singolo esperimento per dimostrare, per fargli capire che la sua ipotesi è sbagliata. Quindi dice, io ho un'ipotesi, posso fare un milione di esperimenti e nessuno può darmi la ragione al 100%. Poi ne basta solo uno contrario per dimostrare che la mia ipotesi è sbagliata. O come hanno detto qualcuno in tempi recenti, no amount of testing can prove my software is right, a single test can prove my software wrong. Quindi un solo test può dimostrare che io ho fatto qualcosa di sbagliato nel mio software. Nel 2000, invece, venendo tempi più moderni, un certo Jesse Robbins, al tempo era responsabile della parte IT e di gestione dei sistemi AWS di Amazon, poi ha fondato una sua società, la Orion Labs, e in quel periodo lui era anche, e questa è la cosa strana che a me ha affascinato tantissimo quando gliel'ho sentita raccontare, lui era volontario nei Vigili del Fuoco e ha fatto un po' questo, cioè, nella sua testa, nel suo lavoro quotidiano gli è maturata questa idea. Lui ha detto, ok, io sono volontario nei Vigili del Fuoco, non vuol dire volontario in America che tu faccia poco, tu volontario negli Stati Uniti, tu sei un Vigile del Fuoco, punto. Cioè, se c'è un incendio ti chiamano, se tu sei disponibile ti chiamano. Però lui diceva, prima di mandarti sul campo, cioè prima di mandarti in mezzo a un incendio, io sono costretto proprio a fare tantissime esperimenti, tante simulazioni, cioè il rapporto è 80% di simulazione e poi 20% o anche meno di pratica di quello che io ho imparato durante le simulazioni. Questo perché? Perché quando io arrivo al centro di un incendio, sono in grado di mantenere tutta la calma necessaria e possibile, perché per me è normale trovarmi in quella situazione. Quindi lui ha detto, questa dinamica di gestione della complessità e di una cosa pericolosa, mi piacerebbe portarla al mio interno, cioè nel mio lavoro, quando gestisco i sistemi e le reti di quello che stava nascendo, cioè del cloud, dell'AWS, dei sistemi di Amazon, quindi del cloud di Amazon. Se io avessi una squadra in grado di reagire con la stessa calma e tempestività all'interno di Amazon, beh, avrei fatto 100. Quindi lui si inventa il primo, diciamo, esperimento, perché poi di esperimenti si tratta, di chaos engineering, e cioè istituisce all'interno di Amazon i game day. I game day sono delle giornate in cui solo io che ho istituito il game day e che so l'amministratore delegato, giusto per non farlo morire di paura, sappiamo che quel giorno bloccheremo qualcosa. Banalmente lui ha detto durante questo suo talk, sono andato dal signor Piero, che è quello che a cui tutti si rivolgono quando succede qualcosa in azienda, cioè non va, c'è giù il servizio, beh, chiedilo a Alberto, cioè lui fa tutto, mi ha chiamato l'altra azienda che non vede i dati al suo, ma chiedilo a Alberto, cioè, tanto c'è Alberto, tanto c'è Marco e loro sanno tutto. Lui banalmente ha detto, io quel giorno ho chiuso il signor Piero in uno sgabuzzino, senza dir niente a nessuno, e ho interrotto un servizio, cioè proprio l'ho chiuso, cioè l'ho stoppato. A quel punto la gente ha cominciato un po' a impazzire, perché non c'è la persona di riferimento, lo chiami ma non risponde, come poi lui risponde sempre, no, quel giorno lì non risponde, e quindi ha osservato che cosa fa la gente
cioè gente per lui, i suoi colleghi in questa situazione. Questo perché? Perché Chaos Engineering non si occupa soltanto della resilienza del nostro sistema software, ma si occupa anche di trovare debolezze del nostro sistema socio-tecnico, tutto quello che sta attorno al sistema, cioè l'azienda che produce il software. Cioè, siamo in grado di produrre un software e di rilasciarlo e di avere abbastanza risorse per poterlo mantenere poi, cioè per rispondere a eventuali failure, perché di questo si tratta. Cioè, non è difficile ormai produrre software, è difficile mantenerlo e renderlo stabile e affidabile una volta che lo abbiamo rilasciato. Quindi il Chaos Engineering si occupa anche di questo aspetto, che non è puramente un aspetto tecnico, ma è più un aspetto, come dicono loro, socio-tecnico. Tornando invece alla storia, nel 2010, più o meno, Netflix, che era nata come azienda che faceva concorrenza a Blockbuster, cioè mandava in giro le cassette, decide controcorrente e probabilmente un'azione forse unica nella storia, di cambiare strategia e di rilasciare film in streaming. Inizialmente si sono fatti una loro server farm, poi la cosa era abbastanza, penso, insostenibile, così ha detto l'ingegnere di Netflix che aveva presentato questa cosa, e hanno detto ok, ai tempi c'era Amazon, cioè Azure quando è nata era un monolite, era un'applicazione monolitica che ogni volta che veniva rilasciata dovevano chiudere tutto e riaprire tutto, ed eravamo già attorno, se non sbaglio, al 2004-2006 più o meno, quindi sono andati un pochino dopo. Amazon era un po' più avanti e ha detto ok, noi sposiamo Amazon, cioè noi mettiamo i nostri servizi su Amazon. Cosa succede? Cosa succede se uno dei nostri servizi va giù? Come faccio a testarlo? Si sono inventati, infatti all'inizio per quello che parlavo di scimmie nelle nostre sala server, si sono inventati un loro software che hanno chiamato Chaos Monkey, che proprio simula, per loro stesse parole, simula l'effetto di una scimmia rilasciata, libera di fare quello che vuole all'interno della vostra sala server. Cioè nel caso di Netflix, la scimmia poteva anche chiudere una region di Amazon. Cioè, potete dire, ok, la West Europe di Amazon si spegne, voglio vedere se Netflix riesce ancora a far vedere il film a Alberto che abita a Brescia. Magari sarà un po' più di latenza, ci sarà un po' più di ritardo sul segnale, ma Alberto deve poter accendere il PC o la sua TV, Smart TV, andare su Netflix e guardarsi il film che vuole. Nel 2011 hanno leggermente migliorato Chaos Monkey, che vediamo poi dopo, quando vediamo un esperimento girare, non permetteva di fare alcune simulazioni, comunque era talmente vincolante che gli stessi ingegneri che sviluppavano software per Netflix avevano paura a lanciare Chaos Monkey. Allora hanno introdotto un po' di parametri per limitare quello che nel gergo sempre di Chaos Engineering era il raggio d'azione dell'esperimento, cioè che permetteva di fare esperimenti a corto raggio, cioè fare dei danni localizzati. Nel 2012, addirittura, dopo vi lascio anche il link, Netflix lascia open source Chaos Monkey, quindi si può scaricare e lo si può utilizzare. Non è l'unico tool che vi permette di fare esperimenti di Chaos Engineering, però è quello, diciamo, da cui tutto è nato. Nel 2014, in seguito a tutte queste prove e esperimenti fatti in Netflix, la stessa Netflix ha introdotto nel proprio organico la nuova figura una nuova figura professionale che è il Chaos Engineer, cioè colui che è incaricato di preparare esperimenti di caos per individuare le debolezze. Vi ho parlato prima dei dark debt e vi ho detto perché sono dark debt, perché il debito è oscuro, perché
è, come è scritto qua, è invisibile fino a quando un'anomalia, e per anomalia, ripeto, può essere qualsiasi cosa, la rete che è caduta, la banda che è finita, non so se voi avete dimestichezze col cloud, cioè voi comprate, quando acquisite un servizio sul cloud, che so, banalmente un service bus per mandare i vostri messaggi, scegliete un taglio, che magari dite che ci sto dentro. Poi la vostra applicazione cresce a dismisura, un bel giorno il cliente vi dice: oh, ma guarda che io non sto ricevendo nulla, sì, va tutto, faccio le prove qua, tutto funziona. Magari avete semplicemente raggiunto la banda, avete limitato tutto quello che avete usato, quello che potevate usare, e vabbè, il cloud molto semplicemente vi dice: o mi dai la tua carta di credito e fai scali a un livello più alto, o scrivi qualcosa nel tuo software per cui il messaggio che mi mandi torna ad essere di dimensioni accettabili e io te lo ritrasmetto. Cioè, possono essere tantissime situazioni e non sono tutte prevedibili. Quindi, cioè, a livello di sviluppo non le posso tutte, diciamo, catalogare, individuare, non è prevedibile, però poi a livello di distribuzione di applicativo che sta girando può capitare. Come funziona un esperimento di cross engineering? Cioè quello che hanno detto alla Netflix, non è che io proprio prendo una scimmia, o nel mio caso c'ho il mio cagnolino che ogni tanto esce in giardino, poi entra in casa e lo lascio libero di andare in sala server e di fare tutto quello che vuole. Cioè gli esperimenti che noi facciamo hanno comunque l'esigenza engineering, cioè io voglio fare un esperimento per cui mi prefiggo degli obiettivi, cioè ho delle ipotesi da cui parto e quelle devono essere di un qualcosa che è stabile, il mio steady state, cioè il mio sistema, nella condizione di riposo, cioè di stabilità, è in grado di soddisfare tutte le richieste che il business mi ha chiesto, che il mio cliente mi ha chiesto. Lui funziona benissimo, cioè l'ho rilasciato, ho fatto tutto quello che potevo fare, lo rilascio e tutto funziona. Poi pianifico un esperimento, che significa? Significa che partendo da queste ipotesi io mi invento delle sonde, degli ali, qualcosa, delle azioni per cui causo una turbolenza voluta all'interno del mio sistema. Vedremo banalmente, che so, un servizio che si aspetti che il mio che ci sia un file, una particolare cartella, poi qualcuno, un processo di notte non mi genera il file, non me lo rilascia, non ho questo file a disposizione, e il mio servizio magari, siccome se lo aspetta proprio, va in errore. Invece vorrei che non andasse in errore. Quindi faccio delle ipotesi, lancio l'esperimento, vediamo che l'esperimento può essere lanciato manualmente, oppure può essere schedulato, quindi possiamo fare degli esperimenti che so, tutte le notti girano e il giorno dopo ci danno un journal, un report di quello che è successo. L'esperimento, prima di finire, riverifica le ipotesi iniziali, quindi se dopo quello che io ho fatto sono ancora in una situazione stabile, ho ancora i miei steady state che possono essere confermati, quindi benissimo, so che adesso il mio sistema è forte, è in grado di resistere a quella turbolenza. Oppure, cosa che succede spesso, no, il mio sistema non è in grado di supportare questa turbolenza, quindi farò degli improvement per migliorarlo, per fare in modo che adesso supporti anche quello. Lo riprovo, ovviamente, perché il ciclo è come se fosse un ciclo TDD, c'è sempre il mantra red, green, refactor, quello è. Anche se è un esperimento di cross engineering, è la stessa cosa. Quindi sono stabile, sono verde, faccio qualcosa che spacca, divento rosso, faccio il refactor, torno verde, ok, vedo se sono verde, ok, nel TDD evolvo e sviluppo una funzionalità in più. In cross engineering cosa faccio? Allargo un pochino il raggio d'azione del mio esperimento, magari. Che so, adesso che ho visto che il file, che ci sia o non ci sia, a me va bene, provo a dire: se spengo addirittura il servizio che legge questo file, cosa succede il giorno dopo? Che so, magari prima va in errore, poi magari scopro che l'utente mi darà un'informazione vecchia, però non è che si connette al mio servizio, vede un 404 not found, che è ben diverso.
Per 404 euro, il mio cliente il gioco non verrà mai più a vedere se il mio servizio va. Se vede un dato vecchio, sì, magari storce il naso, però scusate un secondo, perché io ho la mia scimmia, cioè il cane che entra qui in casa, chiudo anche la porta. Quindi, cosa succede qua? Ho fatto un esperimento di chaos engineering, questo come chiamo io è l'esperimento agile, cioè il, secondo me il game day è la versione agile del chaos engineering, cioè qualcuno umano che gestisce proprio la vita sociale e cosa succede se un guasto, se una fede, se una turbolenza entra nel tuo sistema. Quindi, come funziona un esperimento di chaos engineering? Anche qui, come si fa ormai negli sviluppi di software moderno, tutti insieme ci si ritrova e okay, si stabilisce cos'è che ha detto il nostro cliente, perché il sistema deve essere considerato stabile, e poi si cominciano a fare le domande, le classiche domande giuste, cioè bisogna cercare, fare uno sforzo, perché alla fine si tratta proprio di fare uno sforzo mentale, perché ripeto, sono cose che normalmente non succedono e non devono succedere, per capire cos'è che potrebbe far saltare il banco. Quindi, una volta che abbiamo trovato le condizioni per cui il nostro banco potrebbe saltare, magari non salta, e cos'è che potrebbe andare sbagliato, allora si prepara l'esperimento e lo si fa girare. Il chaos engineering non garantisce comunque che il sistema sia perfetto. Ripeto, è un po' come il processo di TDD. Un paio di mesi fa EMA ha fatto una sessione di TDD in diretta con tutti noi, è stata simile. Cioè, non è che io una volta che ho fatto un primo ciclo di sviluppo seguendo il TDD, beh, ok, adesso tutta l'applicazione è a posto. No, hai fatto TDD su quella, hai fatto unit test su quella parte. Questo non ti ha coperto la tua soluzione al 100% dei test. Mano a mano che vai avanti, mano a mano allarghi e creerai più test nel tuo sviluppo, nella tua applicazione, in modo che alla fine, quando vai andare a toccare qualcosa, avrai il bagaglio di tanti test da far girare e tutti insieme ti daranno confidenza che tu hai fatto un qualcosa di stabile, che non è detto che poi non si spaccherà mai. Comunque sei più confidente quando rilasci che non a non avere nessun test. Quindi si comincia dalle cose che so che io, delle cose che so di sapere, e si arriva mano a mano, ci si sposta, questo grafico un pochino meglio, cioè si parte dalle cose a poco rischio, che non vuol dire che non possono capitare, e mano a mano che il nostro esperimento di caos ci dà dei risultati, ci allarghiamo pian piano e ci spostiamo sempre di più verso i potenziali turbolenze ad alto rischio. Cioè, ho fatto il solito esempio lì nel quadratino. Posso partire da un'API che non è disponibile, quindi che so, la mia applicazione di front-end fa una chiamata un'API, ma questa API non c'è. Cosa succede? Ripeto, meglio far vedere un qualcosa di vecchio, che magari non ha cache, che non lo so, che mi gestirò perché scopro che lì sono debole, piuttosto che un not available, un 404 o un qualsiasi messaggio di errore. Perché, torno a ripetere, quello che le aziende grosse che hanno iniziato a distribuire sistemi in cloud è che il fermo macchina, il fermo servizio costa tanto, cioè non lo percepiamo subito, ma nel cloud fai presto ad andare su, fai presto ad avere tanti utenti che ti seguono se il tuo applicativo va bene, ma fai molto prima a crollare se il tuo servizio a cui l'utente è abituato bene, perché l'hai abituato bene, di colpo non va, cioè vieni giù proprio a picco. Allora, partiamo da quello che è il game day. Ve l'ho detto prima, funziona proprio così, cioè lo potete fare già domani mattina. Quindi è la cosa più semplice ed è la cosa con cui anch'io ho iniziato, perché si prepara la svelta.
la cosa funziona, ma adesso non è una battuta, proprio se riuscite a tenerla segreta, cioè non è che voi non volete dire ai vostri colleghi quello che fate, però se lo dite purtroppo fallisce perché poi tutti sono preparati. Cioè bisogna proprio che nel vostro software, nel vostro sistema che distribuite, voi individuate innanzitutto prima che cosa volete fare. Poi lo dite, cioè potete anche dire che so al tal cliente, se siete così confidenti con lui, che gli bloccate il servizio per un'oretta. Dice, domani mattina alle 10, guarda che ti causo, non vedrai l'applicativo. Cioè, se il cliente lo sa, non si arrabbia. Perché stiamo facendo delle prove per renderlo più affidabile. Lo sappiamo io e te. Cioè, proprio io chiamo il mio cliente e dico, guarda, io e te sappiamo che domani mattina alle 10 tu non vedrai i tuoi dati. Poi tu alle 10 tiri giù i servizi di quel cliente, se hai fatto le cose a microservizi, magari hai una parte del tuo applicativo che è comune a tutti, quindi il cliente lo vede. Quando il cliente va nel suo specifico, dice: porca miseria, che se non vedi i dati della mia macchina, noi come azienda ci occupiamo di raccogliere dati IoT, ok? Lui va nello specifico del suo dispositivo e non vede i dati specifici. Cosa fa il cliente? Prende in mano il telefono o scrive la mail al servizio di assistente, dice: non vedi i dati della mia pressa, banalmente. Che succede? I vostri colleghi a quel punto lì scoprite cosa fanno. Cioè, se sono in grado di prendere in mano la situazione e farsi un'analisi a sangue freddo, di ok, vediamo cosa succede, qual è il servizio che potrebbe essere. E lo vanno a trovare, quindi vuol dire che dal punto di vista socio-tecnico la vostra azienda è in grado di reagire a questa turbolenza, oppure, ve lo posso già dire, nella migliore delle ipotesi è: ah, ok, di solito da Ciccio ci va Marco, e chiamo Marco e gli chiedo di verificare cos'è. Peccato che Marco è d'accordo con me, domani mattina non risponderà né alle mail né al telefono, perché gli ho detto io, ascolta Marco, tu domani mattina non ti fai trovare dalle 10 fino alle 10 e mezza, 11, il tempo che avete deciso di fare. Allora, qual è il vantaggio di questo esperimento? È un esperimento che si può fare senza nessun tipo di kit, di toolkit, quindi non avete bisogno di Chaos Monkey, non avete bisogno di Chaos Toolkit, che è un toolkit molto popolare, e vedremo il perché, poi vedremo come funziona. E non avete bisogno di nulla, cioè solo di organizzare all'interno della vostra azienda quello che Master of Disaster di Amazon negli anni 2000 ha fatto portando il gestore dei vigili del fuoco all'interno di un'azienda software. E domani mattina, pronti via, lo potete già fare. Invece, cosa succede con un esperimento vero e proprio? Accendo anche un'altra macchina nel frattempo, così poi mi collego. Vi consiglio cioè il mio consiglio, poi uno fa quello che dice, di scaricarvi adesso vediamo quale tu l'ho scelto io, ma non è l'unico, su una macchina Linux, perché generalmente girano, cioè questi tipi di toolkit per far girare esperimenti di Chaos Engineering funzionano molto, cioè sono nati per girare su Linux, sostanzialmente. Quindi io mi sono fatto una macchina Ubuntu e mi sono preparato un sistema lì dove faccio girare gli esperimenti per testare i nostri sistemi. Allora, io sono partito, vi faccio vedere un libro che mi ero messo qua per far vedere, spero si riesca a vedere. Comunque è un librettino della O'Reilly, Learning Chaos Engineering di Ralph Miles, è una specie di mentore ormai nel mondo del Chaos Engineering. È veramente uno che da più di 20 anni si è dedicato a questa disciplina e quindi ha fatto sia un libro che un toolkit, quindi che è un software che distribuisce in maniera open source, che potete scaricare e installare, che vi mette a disposizione un ambiente per far girare esperimenti di Chaos Engineering. Cos'ha di bello? Primo, che è open source. Due, che è una community molto attiva, quindi potete fare, nascono continuamente estensioni per Amazon, per Azure, per i vostri server, per qualsiasi servizio che nasce oggi. Poco dopo qualcuno della community prepara la DON per poter fare esperimenti verso quel sistema e verso il vostro per vedere se voi utilizzate quel tipo di servizio, per vedere se può reggere.
È facilissimo da configurare, è configurabile con un file JSON, quindi posso usare JSON con tutti i XAML, o anche con un file XML, quindi è proprio, si configura facilmente. E quando dico si configura facilmente, anche il file, diciamo, JSON, che adesso andiamo a vedere, è utilizzato per... Scusate, faccio partire anche l'altra macchina, così poi ci colleghiamo e lo vediamo un pochino meglio. Anche il file che noi utilizziamo per configurare l'esperimento è facile da comprendere, ce lo vediamo un pochino più in dettaglio. Allora, un file degli esperimenti, cioè banalmente il JSON che io utilizzo per fare gli esperimenti, è composto da un titolo che non è obbligatorio, ma diciamo che è fortemente consigliato, perché poi gli esperimenti diventano tanti e non so più che cosa sto testando, altrimenti. Poi ho delle sonde che metto lì, delle ipotesi che mi faccio, dico ok, voglio testare se all'interno di determinate tolleranze il mio servizio è più o meno stabile. Cosa vuol dire? Cioè, posso accettare, il mio cliente dice, posso accettare che non vedo i dati degli ultimi 10 minuti, ma comunque esigo che se io mi collego per leggere i dati della mia macchina, vedo comunque il suo storico, che magari ho perso, cioè non vedo in questo momento quello che sta succedendo in tempo reale, ma qualcosa comunque ho. Una volta che io ho quello che il mio cliente appunto definisce le steady state, cioè il verde nel TDD, per chi fa TDD, ok, allora c'è una sezione in questo file JSON in cui io faccio delle azioni, cioè dico al mio tool, fai questa azione. E so, io qui banalmente ho fatto un servizio Python, Chaos Toolkit, che ha un canale anche Slack, mi sono dimenticato di dirvi prima, quindi vi potete scrivere un canale Slack, quindi ricevete una valanga di informazioni o di sia domande, che poi però è comodo perché avete anche delle risposte, quindi qualcuno che ha dei dubbi come voi, come faccio a fare questo esperimento per testare tal cosa, magari qualcuno risponde, lo stesso LastMice risponde tantissimo sul canale, quindi voglio dire. Segno che comunque è molto vissuto come canale. Quindi qua c'è l'esperimento che si te che testa che un servizio che banalmente legge l'ora di sistema e lo scrive su un file, io gli sposto il file, proprio come ho fatto prima, e verifico che il mio sistema possa ancora funzionare. Quindi cosa fa? Come metodo il mio esperimento? Rinomina il file con stackexchange.dat, lo rinomina e verifica che se il mio sistema sarà ancora in grado di farlo. Cioè, banalmente succede così. Cosa succede sotto il cofano del motore di un esperimento di Chaos Engineering? L'esperimento parte e verifica se l'esperimento è valido. Cioè, praticamente, quando fate, non so che tool avete, control RT, se avete JetBrains, control T, control R, se avete Visual Studio, non so, qualsiasi cosa, run test. Prima cosa lui compila la soluzione. Se riesce a compilare, dice ok, adesso eseguo il test. Se manco la compilo, dico signora, cioè, fai in modo che almeno io la posso compilare, se no non posso neanche far girare il test. Quindi verifica se l'esperimento è valido. Se non è valido, abortisce l'esperimento. Ok, l'esperimento è valido, cioè secondo me l'avete stilato in una maniera corretta. Allora verifico se almeno le condizioni iniziali sono rispettate, cioè se nelle condizioni che il mio cliente ha deciso che sono quelle iniziali, il tutto sta in piedi, cioè gli faccio trovare un esperimento che vediamo il file exchange.dat sotto il naso, lo trova e quindi sì, ok, leggo la data e la scrivo, perfetto, funziona. Ora lo provo sia con delle tolleranze che no, banalmente con un messaggio di errore HTTP posso accettarlo e un altro non posso accettarlo. 404 non accetto, 203, cioè, che non mi dice se l'ha fatto, però forse l'ha fatto, sistema distribuito, lo accetto. Eseguo i metodi, cioè eseguo questa parte di codice. Lui entra e dice ok, prendo il file exchange.dat come source e come destination lo faccio diventare exchange.dat.old. Lo eseguo, ritesto le condizioni
i miei steady state, cioè sono ancora verde, cioè anche se non ho più il file, il mio sistema regge, no, non regge, ho trovato una deviazione, perfetto, ho trovato una debolezza. Cioè, credetemi, quando entrate nell'ottica di lanciare esperimenti di chaos engineering, siete felici se trovate la debolezza, cioè se tutto va bene, poi dite, porca miseria, è possibile che vada tutto così bene? Forse non ho fatto l'esperimento, mi viene preso il dubbio, ma avrò trovato l'esperimento giusto, cioè avrò individuato veramente le situazioni da testare per capire se il mio sistema è stabile. Se invece il sistema, come succede, non è più stabile, cioè sparisce il file o qualcosa va male, allora cosa fate? Lo correggete e fate in modo che sia giusto. Vediamo solo se riesco a collegarmi alla mia macchina. Vi faccio vedere solo il, almeno quello che ho preparato. Vediamo un po', voi vedete sempre? Sì, sì. Ok, 528, 528. Metti qui. Ovviamente, se riesco a autoabilitarmi ad accedere al mio PC. Ok. Vi faccio vedere, questo è l'esperimento che abbiamo visto, c'è proprio il file con l'esperimento, quindi con un grandissimo Visual Studio Code lo gestite. Allora, prima dovete scaricarvi, vi lascio poi in coda tutti i link per scaricarvi il toolkit per installarlo. Ma brevemente dovete avere una macchina, io mi sono fatto una macchina dedicata, perché uno, Chaos Toolkit, usa Python, Python 3 per essere precisi, quindi Python, per chi smanette un po' con Python, io non è che lo ami tantissimo, però non è che si può avere sempre la botte piena, la moglie ubriaca, cioè, dipende un po' dalle versioni, perché sennò poi alcuni pacchetti non sono compatibili. Chaos Toolkit vuole Python 3, quindi prima dovete installarvi Python Alberto, 3. Alberto, se puoi aumentare il zoom in Visual Studio Code. Sì, aspetta che se mi ricordo, perché adesso perché con Linux non so se è ancora con Control più. Esatto, lo fa lo stesso che con Control più, appena fatto. Così si vede? Chiudiamo anche un po'. Sì, bene. Ok, quindi dicevo, vi installate Python 3 e poi vi scaricate il toolkit, e ve lo configurate, poi avete l'ambiente sulla vostra macchina banalmente per lanciare gli esperimenti. Se vi scaricate il toolkit, vi sto dicendo, insieme al toolkit, a tutto l'ambiente, vi scarica una cartella che la Community Playground, questa cartella, dove me la sono messa, esatto, Community Playground, dentro ci sono un po' di esperimenti per vari servizi, Kubernetes piuttosto che altre, per macchine singole, per tutto quello che volete. In più, la cosa interessante, se vi prendete il libretto che vi ho detto io, poi in coda, comunque lo trovate, Learning Chaos Engineering, quella di Ralph Mais, vi dà una piccola spiegazione di come funziona. Comunque il sito del Chaos Toolkit è molto dettagliato e vi guida in tutti gli esperimenti. Ce n'è questo che è semplice, che stiamo vedendo adesso, che appunto vi permette di fare già il vostro primo esperimento, e cioè si fa un servizio, lo andiamo a vedere. Questo è il servizio, è un servizio web che legge data e ora e lo scrive su un file. Quello che nella versione che si vede qui il servizio si aspetta è che il file esista, quindi se non esiste fa un errore, l'esperimento fallisce, quello che vi porta a fare
l'esperimento guidato è ok, cosa posso fare? Allora c'è una versione del servizio più resiliente, con grande fantasia io ho chiamato resilient-service.pi. Questo cosa fa? Se il file non c'è se lo crea, quindi banalmente la seconda volta l'esperimento gira e diciamo riuscite a farlo andare. Ora provo a farlo girare, non garantisco perché ho fatto un po' di esperimenti, un po' di aggiornamenti della macchina perché mi serve per altre cose, e ora vediamo se... Allora, banalmente, quando tutto gira, che voi lanciate, diciamo, dite al vostro sistema, ok, fammi il loading del sistema, vi manda in un ambiente protetto di Python che riconoscete perché avete... Adesso lo facciamo, avete proprio davanti nel prompt di Linux il Chaos Toolkit, cioè tra parentesi avete Chaos Toolkit, cioè vi segnala che siete in quell'ambiente. Quando siete in quell'ambiente potete lanciare l'unico comando che onestamente serve, perché ve ne serve solo uno, che è Chaos Run e poi il nome del vostro esperimento, cioè lui fa girare l'esperimento di Chaos. E provo a farlo girare, adesso perdonatemi se oggi non sono riuscito a dedicarmi a farlo partire perché ho dovuto usare la macchina per delle cose e mi sono accorto poi prima che non riuscivo a girare, però ci tenevo a far vedere gli esperimenti. Provo semplicemente a ripristinare l'ambiente e a farlo girare. Allora, primo, scusate che vado a rivedere che mi sono scritto degli appunti perché non è che proprio tutto il Linux ce l'ho a memoria, anche perché una volta che l'avete installato, poi aprite il prompt ed è tutto pronto. Una sola volta dovete farlo caricare e avere a disposizione cioè per caricare l'ambiente, poi una volta che ce l'avete non vi serve più ripartire da capo. Non lo trovo, datemi pazienza, intanto vado avanti. quello che dicevo, quindi torniamo qui. Quindi l'esperimento in un file genesis si compone poi in queste piccole cose. Chiudo un attimo la presentazione, così nel frattempo la trovo. Cosa succede una volta che voi avete fatto girare il vostro esperimento di Chaos Engineering e avete rafforzato, reso più resiliente il vostro sistema? Quello che sempre Lars Maima in tanti consigliano è: ok, ora che so, magari con la stessa porzione di clienti a cui ho chiesto di fare un esperimento, quindi erano stati avvisati che poteva succedere qualcosa, piuttosto che quelli più fedeli, rilascio la nuova versione. Cioè, non è come dicevo prima. Non è per il fatto che, siccome ho fatto un esperimento di Chaos Engineering, che adesso io sono sicuro al 100% che il mio sistema è resiliente. Cioè, torniamo a quello che diceva Einstein. Non è perché io ho fatto 100 esperimenti che adesso sono sicuro che la mia ipotesi è corretta, perché basterà un solo esperimento fallito per mettere in dubbio la veridicità della mia ipotesi. Quindi rilascio quello che ho fatto a una piccola porzione dei miei clienti, faccio quello che in gergo è il canary deployment, cioè lo rilascio un pezzettino. Poi, se vedo che, insomma, mi darò io dei tempi, che il tutto regge, allora allargo e dico: ok, lo lascio andare, lo rilascio per tutti. Giusto per trarre delle conclusioni, perché insomma già il 30 di giugno e già vi ho tenuto a parlare anche troppo. Quali sono i benefici che ci prefiggiamo di ottenere col Chaos Engineering e quelli che finora pare, insomma, che effettivamente facendo Chaos Engineering otteniamo? Sicuramente abbiamo un incremento della disponibilità dei nostri servizi verso i clienti. Questo si traduce generalmente in: ok, il mio cliente, oltre che a essere fedele alla mia applicazione, parlerà bene della mia applicazione, quindi c'ho possibilità che in tanti la utilizzino, perché è stabile, perché funziona bene.
Dal punto di vista del business, come vi dicevo all'inizio, a oggi ormai qualsiasi situazione della nostra vita quotidiana è gestita da servizi, da qualsiasi servizio. Vogliamo rilassarci sul divano, accendiamo Netflix, vogliamo accedere al nostro conto in banca, abbiamo l'app sul telefono o sul PC, per chi è più tradizionalista lavora via web. Vogliamo prenotare un viaggio, consultiamo su internet e poi magari lo prenotiamo il volo da lì. Quindi, dal punto di vista del business, se noi forniamo un servizio, il fatto che il nostro servizio poi sia in un determinato momento fermo, non disponibile, ci causa delle grosse perdite. Ricordo British Airways che ha dichiarato una perdita da 80 milioni di sterline, cioè non proprio una bazzecola. Dal punto di vista tecnico, vabbè, sicuramente facendo esperimenti di chaos engineering, in cui allarghiamo sempre di più il raggio di azione, andiamo a rafforzare il nostro sistema. Un po' come dire, più test ho fatto durante lo sviluppo, quindi più parte del mio codice è coperta da test, più sono confidente quando devo fare delle modifiche, che le posso fare rilasciare a cuor sereno, se una volta fatte le mie modifiche, io facendo girare tutti i miei test, questi sono ancora verdi, quindi va bene, cioè, sono ancora verdi e avevo un sistema stabile, ho fatto delle modifiche, ho introdotto nuove feature, è ancora verde il suo test, quindi sono conscio, sono più tranquillo nel dire che ok, posso rilasciarle. Dicevo appunto che vi lasciavo dei link. Allora, il primo è: ci sono una serie di casi proprio reali di quanto è costato avere una singola ora di downtime del servizio. Cioè, a queste aziende un'ora cosa è costata? Poi vi ho lasciato il link del sito di Chaos Engineering, e ormai è una. Non è così sentita ancora come disciplina, però insomma adesso a 20 anni, se ne parla in giro. Io prima che scoppiasse questo casino, che tutti fossimo bloccati in casa, ho partecipato a un paio di conferenze all'estero, se ne comincia proprio a parlare durante le conference di Chaos Engineering, e c'è un sito, quindi ci sono tutti i principi. E questo che vi ho detto è un libro di riferimento. Nel frattempo ne è uscito un altro, molto più ricco. Poi c'è il link per il source code di Chaos Monkey, il primo tool di Chaos Engineering. Personalmente vi consiglio Chaos Toolkit, è molto popolare. Non vi ho lasciato vediamo se la trovo al volo, il canale Slack per iscrivervi, e Chaos Toolkit, ce l'ho qua, Chaos Toolkit, adesso magari con tutta la. Questo ve lo posto adesso, lo tiro giù, e poi mi sono fatto l'autopubblicità, ci sono un paio di articoli su Mockabyte, un paio di anni fa, non lo so, forse di più, in cui raccontavo un po' tutta questa tutto questo ambiente, tutta questa praticità del Chaos Engineering, cosa serve, insomma, quando se ne cominciava un po' a parlare. Quindi se qualcuno volesse di andarselo a leggere così, se li trova tutti lì. Ecco Alberto, poi magari le slide le mandi a Linda, Certo, che così le sicuramente. giriamo tutti gli iscritti o le Sicuramente. carichiamo anche sul sito. Lascio anche questa bellissima frase che ho trovato giusto ieri sera, che dietro a tutta la bellezza alla fine si nasconde la debolezza e il caos. E adesso, magari mentre, non so se ci sono domande o se vi organizzate, faccio ripartire l'esperimento sulla macchina Linux e magari ve lo faccio girare. E se invece volete poi sentirmi dopo,
delle slide, vi lascio anche alcuni contatti per se avete domande che vi possono essere dopo, o se volete iniziare a fare esperimenti di caos e far girare la scimmia anche nei vostri sistemi, perdervi nei meandri dei disastri che ne nascono, e non possiamo farli anche insieme. Non lo so se ho un po' così incuriosito, se vi ho incuriosito e se vi ho spinto a provare a fare caos engineering nella vostra azienda. Spero di sì, perché ripeto, nasconde un sacco di potenzialità. Inizierete con poco e poi vi scoprirete a voler fare caos engineering su tutto. Noi facciamo sistemi che sono inseriti principalmente sul cloud, quindi è bellissimo vedere se stoppa un servizio, vedere cosa succede. E basta, grazie a chi è resistito fino alla fine, nonostante tutto. E grazie a CSMT per avermi ospitato in questa discussione sul caos engineering. Grazie a te, Alberto, è stato molto interessante. E, come ti ho detto, io conoscevo un po' l'argomento perché mi ero detto qualcosa, però diciamo sentirlo spiegato e anche con tante citazioni e riferimenti a link e anche a libri è sicuramente molto utile per chi vuole approfondire. Esatto, tra l'altro quando parlavi prima di quello che può succedere diciamo alle aziende e ai servizi, mi è venuto in mente quello che è successo a Pago PA, appena uscito il cashback che non funzionava niente. Sì. Ma anche la storia banalmente dell'applicazione per prenotare la vaccinazione. Cioè, quella per la non via. Sono più che sicuro che gli sviluppatori avevano fatto i loro test e l'applicazione sul loro server già va benissimo. Esatto. Il problema è quando tu la rilasci a migliaia di utenti e dai per scontato che la banda sia infinita. Se torni agli 8 punti iniziali, per cui tu devi dici, oh, c'è un solo amministratore, che ovviamente sono io, okay? Cioè, chi è che amministra la rete? Io, cioè sono io che sviluppo. La mia rete ha una banda infinita e soprattutto spostare messaggi è gratis. Difatti, poi Pago Pia aveva rilasciato un articolo molto interessante su quello che era successo in quelle ore che poi sono diventati giorni. E loro avevano descritto appunto che il loro sistema era stato testato, ma non con quel carico di, come si dice, di domande, di richieste. E c'era, in realtà il codice di per sé non era sbagliato, però andava qualcosa in timeout che poi dopo non veniva gestita l'eccezione correttamente. E quindi qualora sono arrivate tutte le richieste insieme, ha mandato in crisi tutto il sistema. E quindi probabilmente a loro un po' di caos engineering in precedenza gli avrebbe fatto comodo. Esatto. Qui ve lo lascio, il caos toolkit questo. Allora, torno a ripetere, non è l'unico toolkit che potete usare, ce ne sono altri ormai. Questo a detta di tanti, ma io l'ho provato, ne avevo provato alcun altro tempo fa. Questo è quello, e poi vi condivido qui, c'è un canale Slack, no? Nessun problema, eccolo qui. Cioè, vi posso garantire che è molto seguito, è attivissimo, cioè tanto per fino a pochi giorni fa rispondendo, c'ho risposta anche recente, se fine giugno, trovate veramente una valanga di risorse pratiche, perché c'è gente come voi che lancia esperimenti, che trova o che, non so, inizia a utilizzare Kubernetes e dice cacchio, devo lanciare un esperimento di caos Kubernetes, com'è che posso fare? Ok che c'è documentazione, ok che c'è tutto, qui trovate una specie di Stack Overflow sul caos toolkit, perché trovate proprio la risposta pratica di chi come voi sta approcciando gli esperimenti, quindi come risorsa è notevole. E poi è open source Caos Toolkit, quindi cioè, ci potete mettere anche le vostre pull request se utilizzate un sistema che pare non era previsto, cominciano ad essere pochi quelli non previsti. Infatti, comunque, fino a 4 mesi fa ci sono delle push, degli update del repo di GitHub, quindi è molto seguito.
Veramente io mi sono trovato molto bene. L'unica cosa che vi consiglio proprio, mi sento di consigliare proprio perché se no fate come ho fatto io oggi, che non lo volevo fare, ma era l'unica macchina appunto che avevo a disposizione e mi serviva installarla per provare delle cose, di farvi una macchina delicata perché... È abbastanza delicato, cioè vuole quella versione di Python, vuole quella versione delle librerie, cioè quindi deve essere un po' una macchina dedicata a quel mondo lì, insomma la sistemerò perché mi serve, perché c'è degli esperimenti da far girare e quindi vi consiglierei che sono una macchina virtuale, un PC che non avete più, tanto alla fine Ubuntu con poche risorse lo caricate, non vi servono grandi risorse per fare gli esperimenti di Chaos Engine, perché l'esperimento di Chaos Engine non consuma tante risorse, perché non è che deve far girare gli applicativi, anzi, più delle volte va a stoppare un qualcosa e semplicemente verifica che cosa succede nel caso quella risorsa non sia disponibile. Quindi alla fine vi basta veramente la macchinetta del piffero per far girare i vostri esperimenti. Gli esperimenti li potete lanciare manualmente, proprio l'unico comando che vi resterà a mente è proprio Run Chaos, il nome dell'esperimento, oppure schedularli, ma per schedularli fate una bash in Linux e lo lanciate, solite a mezzanotte farlo partire, a mezzanotte, genera un file, come sono di dire, genera un file journal, non è leggibilissimo, fa piuttosto schifo, ci sono in giro... trovate tutti quelli che volete, cioè ci sono diversi dei tool che gli date in pasto il file journal e vi tira fuori qualcosa di umanamente leggibile se non lo volete proprio leggere così, però poi alla fine non vi interessa il risultato dell'esperimento, lo vedete e se avete Perfetto. trovato giusto la cosa sapete già dove la debolezza, insomma. Perfetto, grazie Alberto. Vedo che Davide Bellone sta scrivendo qualcosa in chat. Magari c'è una domanda. Ricordo intanto il prossimo incontro. Ok, è arrivata la domanda. Una domanda, l'esperimento di meno fa esplosione l'esperimento e poi come ritorno alla situazione di prima? Quello che dicevo prima, allora attenzione quando fate gli esperimenti, perché allora l'intento principale, questa cosa l'ho detto, di Chaos Engineering è di testare in produzione. Ora, personalmente lo sconsiglio. Poi, se, cioè, in base alla confidenza che avete, fatelo. Però lo stesso va smile, dice piano, va a testare. Cioè, lo scopo finale è fare il test in produzione, perché è quello che devo testare. Quindi il mio raggio d'azione deve essere limitato e sicuramente devo poter avere poter fare il restore. Cioè, devo poter tornare alla situazione iniziale, quindi se elimino il file, fate come ho fatto io, non è che ho fatto il delete, potevo fare nell'esperimento il delete del file exchange.dat, non sono ancora collegato, vi faccio vedere nell'esperimento, io qui non faccio il delete di exchange.dat, faccio il rename. Cioè, alla fine l'importante è che il mio servizio non lo trovo, non lo trovi, quindi lo rinomino, poi se vedo che qualcosa non va e devo rimettere in linea il servizio, ok, rimetto il nome originale, faccio la correzione e rilancio. Stessa cosa quando dici se voglio stoppare verso un DB. Fammi leggere. Ok, se volessi tirare giù un DB o qualcosa di più grave... esatto, puoi farlo. O ti stoppi, o che so, cambi la stringa di connessione del DB. Se lo vuoi fare durante un game day, come dicevo prima, cioè avvisi il tuo cliente che per un'oretta, per 10 minuti, non avrà accesso ai dati, però gli dici: guarda, che non è un errore, sto solo facendo un esperimento perché voglio capire cosa succede. Lanci e verifichi che. Non so, il tuo servizio non trova accesso al DB e ti rilancia una pagina con qualcosa che ha cacheato, quindi dice faccio vedere i dati di 10 minuti che ho tirato su, però sono vecchi 10 minuti,
Ci può stare, noi facciamo IoT, io ho sempre nelle mie pagine, nell'IoT è molto importante dare sotto la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento e il mio utente vede che è aggiornato un quarto d'ora fa, per alcuni un quarto d'ora è niente, cioè se è una pressa diceva che un quarto d'ora fa magari è normale, se è una valvola dell'ossigeno un quarto d'ora comincia a essere un pochino più grave perché ti sfido a trattenere l'ossigeno nel fiato per 15 minuti, è abbastanza complicato penso. Però non hai stoppato comunque l'applicativo, cioè chi si connette continua a vedere la tua applicazione andare, non è aggiornata ma sta andando. Quindi sì, devi sempre essere in grado di fare un tuo restore, un'azione di ripristino della situazione di stage, cioè devi poter tornare a quelle che nell'esperimento qua sono chiamate le cioè, steady state, cioè l'ipotesi iniziale di partenza. Mi raccomando, cioè, quando iniziate a fare esperimenti, non fateli prendere la mano, cioè esperimenti a cortissimo raggio, poi allargate. Non partite con tirando giù la region di Azure, se siete bravi, penso che Max Bonanni a fine mese prossimo vi darà la mano se vi tirate giù la region di Azure, però penso che quelli di Netflix avessero qualche accesso privilegiato in più rispetto ai comuni mortali come noi, penso. Comunque avevo sentito quelli di Netflix che parlavano in una conferenza poco prima del lockdown, loro proprio lo fanno pesantemente, cioè anche in produzione proprio. Cioè loro proprio anche mentre tu guardi Netflix, magari non lo sai, ma sotto sta girando la loro scimmia, che anzi ormai è una scimmia in arming, che è un altro toolkit, che interrompe i servizi. Se loro sono arrivati al punto che l'ingegnere di Netflix sviluppa sapendo che qualcosa potrebbe non essere disponibile. Se sono arrivati a un altro livello, non sapendo che il test potrebbe essere rosso, ma sapendo che magari proprio non ce l'hai, che è diverso. Eh sì. Perché non è prevedibile, non è prevedibile. Esatto. Ed è proprio, diciamo, l'essenza Sì, il caso engine si prefigge proprio di andare a rendere confidente su un qualcosa che non è prevedibile all'inizio. Qualcuno mi ha detto una volta, basta fare tutti i requisiti iniziali belli chiari. Evidentemente no, non penso che Netflix non abbia fatto i requisiti iniziali belli chiari, visto il successo che ha avuto e continua ad avere. Probabilmente aveva dei requisiti spettacolari, però da 20 anni fanno caso in genere. Esatto. Ok, dai, direi che per oggi abbiamo approfondito abbastanza l'argomento, poi dopo ovviamente l'argomento è vastissimo e quindi gli spunti adesso ce li abbiamo. Grazie ancora Alberto, è stato molto interessante e ci sentiamo al prossimo Nice Code. Grande Max, sicuramente. Poi l'argomento a me piace in tutte le salse, sia perché è cloud, sia perché è IoT. Esatto, IoT in salsa serverless il 28 luglio alle ore 18. Trovate il link per chi non l'avesse Si visto nella parlerà chat. forse di nanoservizi. Siamo Cosa? arrivati in nanoservizi ormai. Eh sì. Esatto, perché Max diceva nanoservizi. Vedremo cosa si racconta Max. Dai, ciao Alberto, grazie ancora, un saluto a tutti e buona serata. Ciao, ciao. Alla prossima, ciao, grazie. Ok, adesso arriva Linda che stacca perché io non posso interrompere la registrazione. Niente, grazie Ciao ancora. Marco, grazie. Ci sentiamo, ciao Alberto, buona serata, ciao ciao. Ciao.